Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video dal vostro Mate Nerazzurro. Prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e fare un bel commento per vedere cosa ne pensate dei miei contenuti. E oggi andremo a trattare le pagelle di Inter-Cagliari finita ieri 1-0 per noi. Vi invito anche a guardare il video che è uscito oggi del post partita, che è uscito oggi perché io non sono riuscito a caricarlo e quindi è uscito oggi. E usciranno oggi e voi mentre anche le pagelle. E possiamo subito iniziare, quindi ho fatto le premesse e iniziamo. Samir Handanovic, voto 6,5. Il nostro Batman Handanovic, 6,5 perché molto sicuro, in qualche tiro mi sembra di Nainggolan e anche qualche colpo di testa di Pavoletti. È stato sempre attivo, bravo, che sull'ultima azione di Pavoletti che aveva staccato molto bene. Samir Handanovic a respingerla in corner non era facilissima, anche se era fuori gioco, mi sembra, di Pavoletti, però comunque non avevamo parato. Comunque è stato molto attento con i piedi, su qualche conclusione dei giocatori del Cagliari, e gli diamo un bel 6,5. Skriniar, 6,5, grandissima partita, soprattutto nella parte iniziale dove veramente ha dominato João Pedro e Pavoletti, non li ha fatti mai passare. Ha chiuso sempre le linee praticamente di passaggio per il Cagliari, andava anche su in pressione offensiva, quasi come esterno, si proponeva, veramente bravo, 6,5, De Vrij 6,5, bravissimo, ho deciso di dargli 7 perché ha fatto veramente una partita ordinatissima, pulita, veramente la solita del nostro olandese, che veramente gioca sempre praticamente di fino, quelle giocate di fino, eleganti. E senza errori, 6,5. Bastoni 6. Lui è quello che mi ha convinto di meno fra i tre centrali. È sempre sufficiente, però nel finale ha avuto qualche problema. Un po' di testa, staccando di testa, molto la staccava all'indietro. Ovviamente ha rischiato di farci prendere il gol alla fine. Tutti quei stacchi di testa strani, alla fine ha rischiato veramente di rovinare tutto. Perché non era forse più. Era un po' stanco, forse. Ha fatto un po' di errori. Comunque, la sufficienza se la merita. Darmian, 6,5, man of the match, ci ha fatto vincere, facendo quel gol sul gran passaggio di Ashraf Hakimi, porta vuota, inserimento perfetto del nostro Darmianone, 6,5, non di più perché comunque la partita non è stata entusiasmante, è stato decisivo sì, però bisogna vedere anche la prestazione, che non è stata molto, molto buona, però il gol fa ricredere tutto, 6,5, poi c'è Sensi, 6. Partita, sì, come detto, senza infamia e senza lode, per lui poteva far meglio, ma diciamo avrebbe potuto fare anche peggio visto che comunque non giocava titolare nell'Inter da tantissimo tempo. Comunque vediamo 6. Anche Croco Brozzo 6, visto che anche lui sì, partita, sì, non è che ha dovuto fare chissà cosa, poi dai, diciamo che non è neanche troppo venuto fuori, non ha spumeggiato come al suo solito, magari con quei passaggi col piattone. Ha partecipato poco alla manovra in queste gare, quindi gli do un 6 anche a lui. E poi Eriksen 7. Eriksen per me è migliore in campo, addirittura più di Darmian, totalmente mostruosa. Io l'ho detto anche ieri, sì, oggi. Mostruosa Christian Eriksen. Dettava i tempi di gioco, questa volta ha fatto lui il Brozovic. Ha fatto qualche tiro quando c'era bisogno, ha duettato molto bene con Lukaku quando c'era da duettare a due, tra le linee ha giocato veramente bene e oggi mi è piaciuto molto, l'ho sempre criticato oggi, bravissimo, per me migliore in campo dei nostri. 7. Young 5,5 è praticamente l'unico dei due insufficienti, l'altro ovviamente avete capito chi è. Young 5,5 non ha spinto come la scorsa volta, la scorsa volta gli ho dato 7, questa volta gli ho dato 5,5 ragazzi perché è assolutamente imparagonabile alla scorsa partita e non mi è piaciuto questa partita, 5,5. Nino Meraviglia, poco meraviglia, 5,5. E non ci sono 5,5, gli ho dato 5,5 perché comunque ci ha messo veramente tanta di quella voglia clamorosa, lui entrerebbe veramente ogni volta, spaccherebbe il campo veramente dalla voglia che ha, però non sempre ripaga la voglia, bisogna avere anche precisione e comunque cercare più di far gol perché dai, ce le ha le capacità. Mi sembrava anche l'azione, invece di tirarla, ha voluto passare. Ma tira, tira quando c'è il tiro, tira. Però dai, 5,5 di incoraggiamento. Romelu Lukaku 6,5. Non è che ha fatto questa grande partita, però palloni, dai,
Pallone non ha persi, ha tenuto bene il pallone di fisico, ha protetto molto bene. Poi alla fine, comunque, ha fatto quel passaggio da Kimi che poi ha portato al gol. Quindi, lì c'è stato di mezzo voto la sua valutazione. Quindi 6 e mezzo. Poi vediamo i cambi. Hakimi 6 e mezzo. Ha fatto l'assist per il gol vincente di Darmian. È andato bene. Anch'io ero a favore di lasciarlo in panchina come ha fatto Conte. Di farlo subentrare nella ripresa viste le ultime scarse prestazioni, e ha risposto bene. Bravo, bravo, bravo. Mi ha ricordato molto l'assist che ha fatto la prima giornata con la Fiorentina. Quella volta, però, il marcatore è stato Lukaku. Quindi 6 e mezzo, Lautaro 6, ha dovuto entrare, ma niente di che, ragazzi. Niente di che, sempre voglia, ma 6. Comunque, non ha dovuto fare niente. Sono arrivati pochissimi palloni per i 20 minuti finali. Poi passiamo a Vecino, che lui. Senza voto, entrato, non ha mai toccato un pallone, quindi senza voto. Gagliardini 5 e mezzo, 5 scusate, disastroso. Entrato, ovviamente, ha fatto, come ho detto oggi nel post partita, ha fatto un disastro. Un disastro. Un disastro. Ha perso un sacco di palloni nei 13 minuti che è entrato. Si è fatto prendere un tunnel, cioè, si è fatto saltare sempre, è entrato veramente con un atteggiamento horror, sbagliatissimo. Disastroso, 5. È subentrato negli ultimi 13 minuti per prendere 5, un po' un disastro, diciamo. Gioca come le altre volte, almeno promettici, dai, almeno la cattiveria qui in queste partite, perché abbiamo rischiato veramente di prendere gol anche un po' per colpa tua. E comunque 5, e adesso c'è D'Ambrosio, è entrato, non ha dovuto fare niente senza voto. E passiamo a Conte, 7, io ho detto, dai, quando c'era da criticare, l'ho sempre criticato, oggi devo fare i complimenti, perché mi è piaciuta la squadra e i titolari che ha messo, mi è piaciuto tutto. Bravo Antonio, ha azzeccato il cambio, mettendo Hakimi, e è stato bravo anche a metterlo al bianco dall'inizio, che comunque ci ha fatto vincere la partita, 7, e squadra 7. Oggi però abbiamo giocato molto meglio contro Sassuolo, e alla fine abbiamo vinto meritatamente questa gara. E 7, buona partita, migliore del Cagliari, io ho messo Vicario, 7, miracoloso in molti interventi, bravo bravo bravo. E soprattutto su Eriksen, su Sanchez anche una volta. Bravo, esordio in Serie A team, veramente da leader a sostituire Cragno che era positivo al Covid. 7, peggio del Cagliari, Joao Pedro, inesistente, veramente irriconoscibile il talento brasiliano che non è riuscito mai veramente a fare una giocata, chiamato veramente pochissimo in causa. Pavoletti, il suo compagno di reparto, ha giocato veramente molto molto meglio. E Joao Pedro un po' un fantasma, diciamo. Ragazzi, questo video si può concludere qui. Vi ricordo, like, iscrivetevi al canale, che io ci tengo molto, e poi ci vediamo domani con un nuovo video. Bella ragazzi!